credo di dovervi invitare nella settimana che stiamo aprendo a leggere bene il libro delle cronache. Può sembrare strano perché è un libro dell'Antico Testamento e perché è un libro molto difficile. E tuttavia, se avrete la pazienza di leggerlo, non tanto come il resoconto di ciò che fecero alcuni re di Israele, ma piuttosto come un testo dello Spirito, vi accorgerete che parla proprio al nostro tempo. Infatti, il libro delle cronache nei prossimi giorni ci insegnerà che quando vengono meno quei segni pratici della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, si spegne lo spirito della fede. Il libro delle cronache accennerà a re che chiusero il tempio, che vendettero gli arredi del tempio di Gerusalemme, che spensero soprattutto la lampada della presenza e questo trascinò gli uomini di Israele di quel tempo al peccato. Mi sembra però che questo sia anche il nostro tempo. Noi siamo in un tempo in cui spesso censuriamo i segni della presenza di Dio. Sono sempre meno i crocifissi che vengono esposti, sempre meno, per esempio, le grotte di Lourdes che vengono collocate nei nostri giardini. Le edicole che erano un tempo su tante case del nostro paese non vengono più fatte. E addirittura non vengono più restaurate quelle che ci sono. Certo, non dico che bisogna riprendere tutti questi segni come è stato nel passato così di colpo, però vorrei che riflettessimo. Quali sono i segni della presenza di Dio in mezzo a noi? Quali sono i segni che mi aiutano a capire che Dio è presente nel mio mondo, nella mia società? E forse tocca a noi cristiani parlare un po' di queste cose. Ricordando poi soprattutto che tocca a noi cristiani essere di esempio ad altri e quindi essere coloro che testimoniano con il modo pratico di vivere ogni giorno quella fede che poi può anche essere testimoniata dai segni che esponiamo nelle nostre abitazioni, nelle nostre città, sui nostri monti, magari come vediamo ancora in tanti luoghi di villeggiatura che festeggiamo in queste settimane o nei quali ci rechiamo in questo tempo comunque di vacanza. Ecco allora l'impegno che vi lascio per la settimana. Recuperare davvero quei valori dello spirito che dicono il nostro essere cristiani. Questa settimana poi una grande associazione, una liberazione, vive anche il meeting. Ecco, io vorrei che il meeting fosse una proposta culturale aperta a tutti, così poi come quando ci saranno altre associazioni, altri movimenti che proporranno i loro momenti formativi, inviterò ancora tutti e anche gli appartenenti a CL che in questi giorni abbiamo detto vivono il meeting ad aderire a proposte formative. Io credo che ogni movimento, ogni gruppo abbia le sue cose buone. Bisogna avere quell'intelligenza da un lato e quella libertà dall'altro che ci permette di prendere le cose buone lì dove ci vengono offerte. È così che riusciremo a recuperare tutta quella serie di valori cristiani che davvero diventa testimonianza per un popolo, che davvero diventa riedificazione della umanità. Buona settimana. La settimana si concluderà poi anche con la festa della Madonna Regina e quindi a una settimana esatta dell'Assunta avremo ancora modo di parlare di Maria e della devozione mariana. Votiamoci a lei per diventare uomini e donne dello Spirito.